Partirei un po' dall'ipotesi critica alla base di questo testo, che in un certo senso rilegge con uno sguardo rovesciato le dinamiche ottocentesche e sull'origine della fotografia attraverso poi alcune derive quasi concettuali, quindi capovolgendo la questione e dimostrando quanto alcune esperienze ottocentesche, appunto fotografiche, siano state precorritrici e abbiano anticipato anche le fenomenologie attuali dell'arte e della fotografia contemporanea, quindi in un certo senso siano un po' l'origine di una sensibilità contemporanea. Ci racconti un po' questa ipotesi, questa intuizione critica che è alla base del libro? Sì, certo, come dicevi tu, ecco, cioè, alla base del progetto di questo libro c'è stata proprio la voglia di così, giocare un po' anche a un ribaltamento che è il codice un po' della manualistica classica sulla storia della fotografia dell'Ottocento. Un gioco però serio, nel senso che partiva, come sai bene, dalla collaborazione con l'insegnamento di storia della fotografia del DAMS, lui partecipava da diversi anni, e avevamo avvertito all'interno appunto del corso la necessità di offrire agli studenti, anche nella prospettiva di un'università riformata, sintetizzata, semplificata, uno strumento che permettesse di accedere alle conoscenze storiche, filologiche, sugli sviluppi, sulla nascita del mezzo fotografico, che quindi fosse esaustivo dall'altro, da un lato, ma dall'altro anche abbastanza agile. L'idea era quella di non essere un oggetto alternativo appunto ai testi classici, Schwarz, Gersheim, che ancora rimangono i testi di riferimento pieni di nomi, di date, eccetera. Questo voleva essere un compendio di informazioni le più importanti, le più interessanti per capire l'Ottocento. Però soprattutto, come dicevi tu, la scommessa era soprattutto quella di leggere l'Ottocento, e questo credo sia una cosa che possiamo dire non è molto frequente in testi di questo tipo, con lo sguardo, con i piedi nel Novecento, cioè come alcuni episodi, alcune esperienze, alcuni progetti dell'Ottocento, a volte anche in maniera molto inconscia, no? Assolutamente non consapevole, anticipano poi gli sviluppi e i progetti che sono stati realizzati col mezzo fotografico nel Novecento. E questa è stata la parte, insomma, più interessante, ovviamente quella più divertente. Anche perché, ecco, e questo va a merito sicuramente dell'editore, io sono molto contenta per la parte iconografica, ecco, al di là di quello che io ho scritto, penso che questo oggetto, insomma, si presenti anche molto piacevole da un punto di vista visivo, perché rivela subito anche all'occhio che sfoglia il libro, ecco, che cosa c'è sotto, la scommessa che c'è sotto, come anche la copertina rivela, no? Creando cortocircuiti tra vicende che sembrano lontanissime nel tempo e invece non lo sono. Ecco, magari posso fare qualche esempio, se credi, così entriamo un pochino più Direttamente nello nei specifico. contenuti. Sì, in realtà gli esempi potrebbero essere numerosi perché appunto attraversano e percorrono tutto il testo. E per esempio, visto che la scorsa settimana abbiamo avuto ospite qua in radio, ai microfoni di Radio Città del Capo, Luigi Ontani per la mostra al Mambo, e vedo che anche Ontani in copertina, in questo testo, che come accennato ha anche un format anomalo e molto agile, e qual è il suo ruolo rispetto alle fughe nell'immaginario e alla duplice identità del mezzo fotografico? E quindi qual è il parallelo di Ontani con un affondo storico e storiografico nel testo? Sì, ecco, l'ammiccamento alla vicenda di Ontani è nata andando a curiosare, a recuperare esperienze fotografiche dell'Ottocento che generalmente nella manualistica classica sono considerate un po' così quasi delle curiosità, no? Delle stramberie, mi riferisco magari all'esperienza della carte visite o in particolare a quella della Contessa di Castiglione che, ecco, come stavamo dicendo, compare affiancata a Luigi Ontani nella copertina. Ecco, perché la Contessa di Castiglione vicino a Ontani, personaggi che lavorano a un secolo di distanza l'uno dall'altro? Perché la Contessa di Castiglione è questo personaggio di cui si potrebbero parlare delle ore, che individua in maniera estremamente così anticipatrice, la possibilità che la fotografia le doni non soltanto l'immortalità e quindi così l'eternizzazione della bellezza, del suo delirio narcisista,
ma anche diciamo, proprio il volano ha la possibilità di costruirsi mille e una identità, che nel suo caso erano eroine tragiche, grandi personaggi della lirica, grandi personaggi della letteratura. Ma una cosa simile ha fatto Ontani, ha fatto Luigi Ontani negli anni 60 e 70 e continua a farlo, come sappiamo, tuttora, usando il mezzo fotografico in questo delirio, no, di narcisismo e di ricostruzione immaginaria della propria identità. Ontani è appunto mille e un persone, mille e un personaggi che la fotografia permette, da un lato, di documentare e certificare, dall'altro proprio di far volare nel sogno e nella fantasia, no? Perché tutto il testo, credo ad ogni passo sancisca l'innamoramento per il fascino dell'ambiguità fotografica, dato della scienza, dato della tecnica, traccia del reale da una parte, ma dall'altro splendida possibilità di inventarsi mondi che non esistono, di inventarsi l'impossibile. E in questo senso, appunto, Contessa di Castiglione e Ontani sono un bellissimo dittico di questa anima ibrida, ambigua e appunto così affascinante e ammaliante. Poi parlate di indicalità fotografica, in fondo corrisponde, come poi ben viene individuato criticamente nel testo e anche in altre pubblicazioni o comunque interventi che ti riguardano, come potrebbe essere il corrispettivo della celebre invettiva di Baudelaire contro la fotografia, quindi gli adoratori del sole, i pittori mancati, quello che poi invece è diventato con le avanguardie storiche, con anche le dinamiche più attuali dell'arte contemporanea, una modalità operativa. Sì, certo. L'idea che richiamavi tu è quella che nell'Ottocento la fotografia da Baudelaire in poi deve chiaramente, no, competere con l'immagine quadro, quindi con un'identità di arte che è fatta di tecnè, di fare manuale, di interpretazione creativa dell'artista, ma così era naturale perché l'estetica dell'Ottocento aveva il solo quadro come punto di riferimento. Quando le avanguardie storiche, Duchamp in primo luogo, sovvertono completamente questo modo di pensare e di fare arte, la fotografia si libera dei complessi dell'inferiorità verso la pittura e anzi si trova sorella consanguinea con altre pratiche extrapittoriche, il ready-made, la performance, l'allestimento. Ecco, allora, in questo senso la fotografia, che da un lato è vecchissima, è antichissima, perché è un meccanismo che addirittura è debitore del fenomeno della camera oscura, si scopre contemporanea e penso che l'arte contemporanea appunto ci dimostri ancora quanto la fotografia è praticata e quanto la fotografia intriga gli artisti. E questo aspetto è molto interessante perché è presente nel testo sia appunto con degli affondi storiografici per quanto riguarda le vicende della tecnica che vengono puntualmente richiamate ad ogni passaggio, sia per invece questa connessione, questo link verso più in generale il sistema dell'arte contemporanea. Abbiamo parlato di Ontani, ma gli esempi potrebbero essere moltissimi da occupare l'intera trasmissione, quindi i primi esperimenti, il daguerrotipo e la Polaroid. Magari vogliamo fare qualche altro esempio? Sì, beh, questo che dicevi tu lo trovo... trovo bello, uno dei primi che mi è venuto, e forse lo possiamo dire anche con un po' di nostalgia, perché in questi giorni abbiamo letto, no, che alla Polaroid è stato decretato la fine, no? Entro pochi anni non si produrranno più pellicole Polaroid. Il paragone da Garotti e Polaroid è bellissimo e non è soltanto un gioco così di paragone che potrebbe sembrare solo un divertimento, ma offre delle riflessioni anche teoriche sulla filosofia della fotografia. Da un lato c'è la prima forma, possiamo dire così, della traccia fotografica, cioè queste lastrine metalliche che venivano lucidate e poi impressionate, creando, realizzando le prime immagini del mondo, però a copia unica, non riproducibile. Dall'altro abbiamo invece una tecnologia apparentemente facile, immediata, ma in realtà sofisticatissima, che viene messa sul mercato dal 1948. Allora il punto è se da un punto di vista sociologico e di massificazione il daguerrotipo perde, no? Perché noi oggi abbiamo la prova, lasciamo stare il digitale, parliamo di analogico, abbiamo avuto la prova che la tecnica negativa positiva, no, che ha vinto, non la copia unica, il daguerrotipo si è andato perdendo. Ecco, ma allora anche la Polaroid, che era una copia unica, una fotografia di serie B, è meno importante? Non credo, perché se Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Nobuyoshi Araki l'hanno
l'hanno usata, evidentemente anche il fascino dell'unico, ma anche dell'immediatezza che un'esperienza di Polaroid, pensiamo agli autoritratti di Muppet, poteva dare, ci lascia chiaramente intuire che non è tanto la riproducibilità quanto l'identità stessa della traccia di realtà, della reliquia del fotografato a essere forse il vero motore della fotografia, no? E in questo senso anche il paragone, al di là della curiosità del discorso dell'unicità, diventa anche il modo per riflettere, insomma, sull'identità della fotografia tutta. E quindi c'è delle ipotesi che potrebbero apparire audaci, in realtà sono perfettamente motivate e da analogie culturali, e con tutti gli esempi appunto disseminati nel testo e con cui lo costruisci. E in altre pubblicazioni recenti hai tentato invece di focalizzare e individuare altre istanze concettuali con cui la fotografia genera per esempio una prassi relazionale col mondo, oppure un'esperienza come nel caso del viaggio, o ancora più recentemente pratiche identitarie e performative. Ci racconti un po' brevemente questi aspetti, che poi non c'è, in certo senso rientrano anche in questa pubblicazione come rimandi e propaggini ulteriori. Sì, ecco, recentemente, il 2007 è stato un po' faticoso, ho pubblicato un altro testo che è Il corpo e l'azione, immagino che ti riferivi a questo. Questo è stato un percorso molto lungo, anche molto complicato, perché era un argomento difficile da un punto di vista editoriale, tenendo presente che anche la fotografia in Italia viene considerata un argomento difficile, perché riguardava le donne fotografe, non solo le donne fotografe di fine 800 e primi 900, quindi donne socialmente, culturalmente, politicamente difficili, donne controcorrente, che scelgono la fotografia come scelta di vita, cosa che la dice lunga, no? Sui caratteri anche di ribellione, di eversione da schemi, da codici che chiaramente connotavano la loro età, la loro epoca. Sono donne che si allontanano dal cliché post-vittoriano e vedono nella fotografia un mezzo vicino, no? alla loro voglia di essere delle diverse. Ma infatti sono gli anni in cui la fotografia è una diversa all'interno dell'arte, no? L'accennavamo prima, appunto, dove la fotografia deve combattere, deve confrontarsi, deve dimostrare che cos'è in grado di fare, cosa è in grado di ottenere. Quindi capisci che sentimentalmente, no, c'è quasi un'affinità elettiva con le artiste. E paradossalmente la tesi del libro è che se da un punto di vista così certamente, no, etico, noi diciamo che brutto che c'è stato un periodo, e neanche troppo lontano ancora dai nostri anni, in cui le donne hanno faticato a emergere, a fare arte, a esprimersi, la tesi è paradossalmente, per fortuna è stato così, perché in quegli anni in cui i fotografi, cioè ripeto, fino a 800, primi 900, inseguivano la pittura, queste donne fotografe diciamo liberamente hanno adottato il mezzo, quasi scoprendo le concettualità che poi l'arte avrebbe individuato in maniera consapevole, chiaramente, successivamente, quindi la performance, l'indagine di identità, il voyeurismo, l'esibizionismo, e tra queste proprio la Contessa di Castiglione, di cui parlavamo anche prima, insieme a artiste eccezionali veramente ancora poco conosciute in Italia come Claude Cahun, la dadaista Anna Hawk, oppure personaggi anche estremi impegnati politicamente molto simili e diametralmente opposte come Tina Modotti, Leni Riefenstahl. Ecco, ognuna di esse connotate da una storia di vita, ma anche da una storia di arte che le rende, io penso, uniche, eccezionali, e sulle quali forse bisogna appunto puntare il dito per capire ancora bene l'oggi e quanto artiste come la Sherman, la Val Lamsward o Shirin Neshat debbano forse le intuizioni di queste grandi anticipatrici. Ecco, questa in soldoni un po' l'idea di questo libro. Sì, che magari poi avremo modo di approfondire, perché il 4 aprile verrà presentato al Dipartimento Arti Visive in un ciclo Lo studioso e la sua biblioteca, di cui accenneremo più avanti e che è già partito. Ritornando invece a questa sera, quindi alle 21:30 ci sarà questa presentazione delle origini contemporanee della fotografia insieme a Claudio Marra e Roberto Maggiori, e il testo è la seconda pubblicazione di questa nuova collana editoriale inaugurata con La fotografia, illusione e rivelazione,
scritta a quattro mani da Claudio Marra a Francesca Linovi, per poi questo testo, Le origini contemporanee della fotografia, e Sulle strade del reportage di Pier Francesco Frilici. Quindi è una collana editoriale legata ad argomenti appunto che guarda in senso ampio alla fotografia e non solo alla propria specificità tecnica e storica, e che appunto è supportata anche dalla sinergia con questa rivista semestrale Around Photography International, in cui peraltro collabori. Quindi fa ben sperare rispetto a un proseguimento di studi con questi approfondimenti mirati. Certo, sì, lo speriamo. Certo, Bologna in questo senso possiamo dire che si contraddistingue, no? Una scuola che produce, che lavora e a cui gli editori danno attenzione, quindi in questo senso siamo ottimisti, penso. Benissimo, Federica, ci fermiamo qua, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie.